Buongiorno bambini. Oggi andremo avanti sempre con i verbi. Volete sapere cosa faremo? E allora seguitemi. Prima però un piccolo ripasso. Le coniugazioni. Per scoprirle, devo prima individuare la forma base del verbo, che può finire in are, ere o ire. Ci sono poi due verbi particolari, essere e avere, che sono molto importanti e loro hanno una coniugazione che si dice propria. I verbi possono anche cambiare in base a chi fa l'azione. Abbiamo visto le persone singolari, io, tu, egli, e le persone plurali, noi, voi, essi. I verbi, oltre alla persona, possono cambiare in base al tempo in cui sono accaduti i fatti, oppure in base ai diversi modi in cui posso esprimere un'azione. Il tempo può essere passato, presente o futuro. Non fatevi ingannare, però, non sono tutti qui. Infatti, ad esempio, all'interno del passato, io posso avere più tempi verbali, che mi spiegano se un evento è successo poco tempo fa oppure tanto tanto tempo fa. Li vedremo insieme. Il primo modo che noi studieremo è il modo indicativo. È quello che si usa per esprimere la realtà e la certezza. È molto ricco, infatti ha ben 8 tempi verbali. I tempi semplici si chiamano così perché sono formati da una sola parola e sono quattro nell'indicativo. Noi inizieremo a studiare questi. I tempi composti sono quattro per l'indicativo e, come dice il loro nome, sono formati da due parole. Questa breve introduzione è finita. Adesso vi lascio una mappa che riassume tutto quello che ci siamo detti. State tranquilli se non avete capito tutto subito subito. Potete riascoltare il video e vedrete che poi, facendo gli esercizi, le cose saranno più chiare. Ecco qui la mappa. Ho messo un segnetto verde sopra le cose che abbiamo già visto, le coniugazioni e le persone. Oggi abbiamo introdotto il modo indicativo, che è il modo della certezza e della realtà. E abbiamo visto che i suoi tempi si dividono in semplici e composti. Gli esercizi di oggi partiranno dai tempi semplici.